Questi 40 anni di fronte alla lanterna è passato veramente di tutto, dalle trasformazioni sociali, dalle personalità, alle persone che abbiamo accolto. Ci sono state le alluvioni, delle zone rosse del G8, alle zone rosse di oggi, del lockdown, però mai ci saremmo immaginati di rimanere chiusi nel nostro quarantennale. Viene aperta da un'idea di Don Andrea Gallo nell'aprile dell'81. Qui intorno c'erano solo camion e camionisti che si apprestavano a entrare e uscire dal porto. E nasce per dare una prima opportunità di lavoro alle persone che erano accolte in comunità e che qui sperimentavano la ripresa della dignità della persona, rientrando in contatto con la società esterna, lavorando quotidianamente. Da subito la comunità San Benedetto non è stata una comunità di recupero, ma una comunità di accoglienza. E quindi aprire un ristorante è stato un passaggio in avanti per uscire anche fuori dalla stigmatizzazione di quello che poteva essere impensabile all'epoca, che delle persone con problemi di dipendenza o altri tipi di fragilità potessero aprire un ristorante. È stato un luogo di emancipazione per tanti, per tantissimi. Io sono Lara, ho 44 anni e sono a San Benedetto da quando avevo 12 anni. La Lanterna, questo mese di aprile, festeggia 40 anni. E io posso dire di averli non vissuti tutti, ma quasi. Subito all'inizio ero in sala come cameriera, poi piano piano sono 7 anni adesso che sono cuoca. E la cosa bella della lanterna, si dà importanza a tutte le persone che passano. Può esserci l'avvocato, il grande professionista che viene a darci una mano e il suo sostegno, ma la porta della lanterna è aperta anche alla persona che viene, che ha fame e che in qualche modo trova un posto accogliente e caldo. Qui mangiano tutti, qui mangiano tutti bene, mangiano tutti allo stesso modo, non c'è una classe sociale, non si fanno distinzioni, siamo tutti uguali, puoi essere ricco, puoi essere povero, puoi essere importante, puoi essere meno importante, puoi essere famoso, non puoi essere famoso, siamo il Don Gallo. Abbiamo avuto il piacere di avere persone a un certo livello, politica, spettacolo. Renzo Piano è stato Gino Paoli insieme a Renzo Piano. Tutte persone che hanno sempre aderito a questo progetto, c'è una comunità dietro. A tavola poi siete tutti uguali. Il pranzo in comunità è sempre stato il momento di confronto, di rapporto, di incrocio fra le persone. È anche uno dei punti di congiuntura tra l'interno e l'esterno della comunità. Questo è il primo diario di bordo, un libro dove ogni persona si chiedeva di lasciare una dedica, un TripAdvisor ante litteram, clienti, chi arrivava da fuori Genova fino a tutti i vari VIP che sono passati. Dario Fo, per esempio, quando vinse il premio Nobel, atterrò a Genova, scelse di venire a mangiare subito, a festeggiare il premio Nobel con Don Gallo. Si susseguono poi via via tutti gli altri. Dalla lanterna sono passati veramente tutti, ma soprattutto rappresenta oggi quello che è stato anche il percorso che la comunità ha fatto in questi 40 anni. A maggior ragione la sfida di oggi della comunità in una fase di pandemia è quella di dare voce e dare sostegno a chi rischia di perdere e non averlo, diversi tipi di fragilità, quindi chi cade nelle nuove vecchie dipendenze, chi perde il lavoro e perde tutto, chi cade nel gorgo del gioco d'azzardo, persone che possono essere richiedenti asilo, piuttosto che persone che hanno necessità di un inserimento lavorativo e che sono persone fragili con percorsi alternativi alla pena. Certo, per la prima volta non festeggiamo, ma non c'è nulla da festeggiare. È la prima volta dopo 40 anni, ogni decade è stata sempre festeggiata, dai primi 10 anni al trentennale che abbiamo fatto chiudendo la strada qui di fronte, mettendo i tavoli, una festa vera e propria in strada di quartiere. Quest'anno non è possibile farlo ora, speriamo di poterlo fare quest'estate, però per noi oggi poter essere qui, avere un locale ancora chiuso ma attivo ed essere pronti ad aprire quando sarà possibile è ancora un segno di vita importante. Quindi questo secondo me è lo spirito con cui dobbiamo traguardare questi 40 anni in un mare in tempesta. A me la lanterna mi ha cambiato proprio la vita. Mi ha dato la possibilità di credere in me stessa. Sia per me che per le persone che incontro ho qualcosa da insegnare, no? Qualcosa da lasciare. Gallo ha sempre cercato di creare questo posto come laboratorio. Nel senso che quello che io ho imparato me lo ha insegnato altra gente che era qui prima di me. Chi andava via comunque aveva in qualche modo insegnato il lavoro alle altre persone che arrivavano. E in effetti io se ci penso non vedo l'ora di che si riapra per ricominciare, di poter ritornare ad essere
come eravamo prima, un punto di riferimento e sperare che più presto di riaprire. Insomma, siamo ancora qui dopo 40 anni, quindi il Don Gallo ha lanciato un buon seme, nel senso che ora appunto non c'è più, però noi comunque il suo insegnamento lo sentiamo ancora dentro molto forte.